verbo fare in inglese ha due diverse funzioni. Ok? Possiamo dire fare, cioè to do, come ausiliare, verbo ausiliare. Ed è un segnale per la domanda e per il negativo. Però il verbo to do può essere anche utilizzato per dire fare, cioè proprio come verbo pieno, per dire fare. Quindi se io voglio dire lo faccio, io lo faccio, devo dire I do it, ok? Lo faccio. Quindi lo faccio. Lo so che sto insistendo parecchio su questo punto, però è importante, ok? Quindi lo faccio, I do it. E qua do non è un ausiliare, qua in questo caso è proprio il verbo pieno fare, lo faccio. Però se io voglio dire non lo faccio, allora in questo caso abbiamo una cosa buffa, diciamo, che succede, perché non lo faccio, abbiamo bisogno del verbo fare come ausiliare per indicare il negativo, ma anche il verbo fare come verbo pieno. Quindi non lo faccio, quindi nella stessa frase avremo due volte la parola do, quindi non lo faccio. Quindi per il negativo io, quindi I, non lo faccio, I do not. Qua abbiamo l'ausiliare, ok? I do not. Non vuol dire fare, è soltanto l'ausiliare in questo caso. Quindi I do not, non lo faccio, quindi fare in questo caso, I do not do it. Contratto diventa I don't do it, ok? E quindi abbiamo questa cosa dove usiamo due volte nella stessa frase il verbo fare, ma una volta come ausiliare e l'altra volta come verbo pieno. Quindi come diresti? Non lo faccio, non lo faccio in quel modo. Non lo faccio in quel modo. Allora, non lo faccio in quel modo. I do not. Questo è negativo. Oppure I don't fare. Quindi I don't do it that way. I don't do it that way. Allora, cosa fate lì? Cosa fate lì? Come diresti, cosa fate lì? Allora, cosa fate lì? In questo caso dovete di nuovo chiedervi, visto che è presente in italiano, dovete chiedervi che genere di presente, un presente, cioè un tempo generale, oppure è un tempo di adesso, cioè cosa state facendo in quel momento lì, no? Allora, se è tempo generale, magari sto parlando con qualcuno del suo lavoro. Del suo lavoro in fabbrica, potrei dirgli: ma voi in quella fabbrica, cioè, cosa fate lì in quella fabbrica? Cosa fate? No? Questo è il tempo generale. Quindi userei il presente semplice: What do you do? What do you do? Lì si dice there. What do you do there? Ok? Cosa fate lì? What do you do there? Ma potrebbe essere anche
Cosa state facendo lì? In questo caso sarebbe what are you doing there? Ok, what are you doing there? Dipende cosa vuoi esprimere. Quindi, cosa state facendo lì? What are you doing there? In questo caso dovremmo usare il verbo essere e non do, perché usiamo il verbo essere, come vi ho detto prima, con ing. Ok? Questo è il meccanismo. Quindi, what do you do there? Oppure, what are you doing there?